Buon pomeriggio amici di Foggia Gol TV e di foggiagol.it, chi vi parla è sempre Gabriele Mucelli e vi do il benvenuto a questa seconda puntata di Half Time, il nuovo format di Foggia Gol TV e di Spazio Foggia. Le regole le conoscete ormai perché nella prima puntata abbiamo avuto ospiti Lillo Catalano e Tommaso Coletti, ma il match, il Game Quiz Show continua, quindi la sfida nell'arco di 45 minuti non si ferma mica, e dalla regia il nostro Fabio Bertazzoli ci può far vedere anche la grafica che mostra la classifica della prima sfida. Infatti vediamo a quota 3 punti il Red Team, che nella scorsa puntata era capitanato da Lillo Catalano, che ha battuto per 3-2 l'altro ospite Tommaso Coletti. Ma io non mi perderei in chiacchiere, vado a ringraziare subito il direttore Tiziano Enrichiello per la possibilità che mi ha dato e anche il regista nonché editore Fabio Bertazzoli, e vado a mostrarvi quindi e salutare i due ospiti e i due concorrenti della sfida di oggi. Half Time oggi avrà in questo banco di prova due ex leggende, possiamo dire così, due ex calciatori del Foggia, due attaccanti. Da una parte infatti per le Black Star ci sarà David Munard, dall'altra il Red Team sarà capitanato da Giuseppe Giglio. Ciao ragazzi, come state? Ciao Gabriele. Tutto bene? Io vi vedo bene, vi vedo solari, vi vedo felici. Come state? State passando bene questo momento? Sì, dai, diciamo di sì. Tutto sommato, dai, poi si sta a casa, si cerca di trascorrere il tempo nel migliore dei modi, però insomma capiamo che è una situazione difficile, ma cerchiamo di andare avanti. David, tu? È un po' complicato perché io ero alle ultime cartucce, a 40 anni, ho detto mo mi faccio un po' di eccellenza per divertirmi, ma mi sa che dall'anno scorso mi vogliono far smettere. Infatti siamo quasi arrivati, abbiamo comunque letto il nuovo decreto che forse ferma il calcio nel dilettante e dall'eccellenza in giù fino al 5 marzo, quindi è molto molto difficile. Però il problema non siamo noi, che magari abbiamo fatto una certa carriera, ma tutti i ragazzi di oggi che vivono di questo giocando in promozioni, in eccellenze, e che hanno delle grosse difficoltà. Ragazzi, io ripeto un po' le regole per chi ci sta seguendo. La sfida è nell'arco di 45 minuti, lo sapete, half time, metà tempo, come metà tempo di una partita di calcio per l'appunto. Io farò 3 domande a David, 3 domande al bomber Giglio. Chi risponderà in maniera esatta siglerà un gol. Alla fine della puntata decreteremo il vincitore in base alle risposte esatte, quindi alle reti, le reti effettuate. Ma io prima andrei da David, se me lo inquadrate per bene, così gli vado a chiedere, perché lui mi ha detto che attualmente è a Salerno, quindi non è a Foggia, ma quanto ti manca Foggia, e puoi mandare un saluto ai foggiani in questo momento? Vabbè, è chiaro che Foggia mi manca da morire. Foggia non è mai stata la mia scelta, quella di andare via, questo è sicuro. Non ho mai voluto tradire i foggiani e mai lo farò, quindi mi manca proprio tantissimo. Un saluto sicuramente a tutti e un abbraccio, anche so che è difficile oggi perché per problema di Covid e roba varia, non è semplice sorridere e vederla qualcosa di positivo, però un saluto e un abbraccio a tutti i foggiani. Grazie David per questa tua presentazione, questo tuo saluto ai tifosi rossoneri. Vado dal bomber. Bomber Giglio, come hai lasciato Foggia e come l'hai ritrovata dopo questi anni lontano? Se riesco a vederti, eccoti. Sì, vabbè, indubbiamente quando dopo che giochi a Foggia, insomma, penso che pochissimi poi in realtà possono essere a quel livello. Quindi, insomma, io personalmente ho vissuto una parte, se non la miglior parte, della mia carriera calcistica, quindi devo dire solamente grazie a quello che mi ha dato Foggia, alla gente, alla tifoseria, insomma, a tutta la città. E poi, per come l'ho lasciata in un modo, la sto ritrovando, insomma, nella categoria che forse non gli compete, però, insomma, ha vissuto qualche anno importante in Serie B dopo tantissimi anni. Adesso, insomma, sta cercando di risalire e penso che, insomma, alla fine ci riuscirà. Quindi un saluto a tutti e come al solito sempre forza Foggia.
Abbiamo conosciuto i due ospiti, il cronometro si può attivare, quindi l'arbitro ha fischiato da qui fino alla fine, saranno 45 minuti l'intervista più queste domande. Che farò ai due concorrenti, perché oggi sì, è proprio un quiz come quelli che vedete in televisione. David, ti dico un piccolo dato statistico perché so che ti piacciono. Tu sei lo straniero con il maggior numero di presenze con la maglia del Foggia, 107 presenze e 21 gol nel periodo dal 2004 al 2008. Come commenti questo dato? Lo straniero con più presenze? È una grande soddisfazione per me, questo è sicuro. C'ho ancora la targa a casa delle recenti presenze. Quel che un po' mi ha fatto rimanere, diciamo, male quando c'è stato il centenario, sono stato invitato da una o due persone. Questo un po' mi ha fatto rimanere, perché poi sapete bene che io non mi mangio le parole, dico quello che penso. Però comunque io sono orgoglioso, perché veramente aver indossato questa maglia 107 volte, ho pianto con questa maglia, questo è sicuro. Se mi dà tanto orgoglio, sono veramente orgoglioso. Chiedo anche a te, Beppe, vado a ricapitolare tutti quelli che sono stati i tuoi gol con la maglia del Foggia, 64 partite giocate, 32 in D, 32 nell'allora C2 che adesso non esiste più, 2012-2014, 41 reti messe a segno per l'appunto in 64 partite, ma tu complessivamente hai oltre 500 gare tra i professionisti e i dilettanti, un passato nel Carpi, Gallipoli, L'Aquila, Olbia, eccetera. Però l'esperienza di Foggia ti ha segnato come calciatore, arrivata a 33 anni. Come ho detto poco fa, insomma, è stata sicuramente l'apice della mia carriera, non tanto per la categoria, ma a livello professionale, per quello che mi ha dato, per i gol che ho fatto e insomma, per quello che ha portato. Quindi rimarrà per sempre, insomma, dentro la mia testa quello che ho vissuto a Foggia. Ed è indubbio che insomma alla fine poi sono andato via e come succede sempre nel calcio, poi quando vai via non è mai bello, non è mai bello perché magari avevo un'età dove magari speravo di poter chiudere la carriera a Foggia, però insomma alla fine poi è andata così e nulla, dai, magari domani ci si possa ritornare in un'altra veste. Allora, chiedo a tutti e due perché so che siete appassionati di calcio, ma anche il Foggia lo seguite. State guardando Marchionni all'opera con questi ragazzi. Come giudicate la stagione del Foggia fino a questo momento? Partiamo da David. Io ho guardato un po' all'inizio, un po' mi ha irritato il fatto dell'allenatore di Mancini. Poi Marchionne comunque è arrivato in un ambiente un po' particolare, però sta facendo un grandissimo lavoro. Ho visto poche partite, però il poco che ho visto, ci sono 3-4 giocatori che mi piacciono, da Curcio a tanti altri. Vabbè, è una squadra di categoria, è una squadra che il mister secondo me mette bene in campo e le fa sentire importante, quindi stanno rispondendo secondo me bene, bene. Quello che non mi sta piacendo per niente è queste movenze societarie: io vendo, tu non vendi, accordo, contraccordo. Questo mi dà un po' fastidio, perché dietro si gioca un po' col sentimento del foggiano, e a me mi irrita proprio. Bomber, invece tu cosa ne pensi di Marchionni? Non so se lo conosci di persona, hai avuto modo di approfondire un po' la sua persona e il lavoro che sta svolgendo a Foggia sembra a noi tifosi e a noi giornalisti davvero un'ottima presentazione come avvio di carriera. No, assolutamente no, non lo conosco di persona, insomma, l'ho ammirato da calciatore per quello che ha fatto, ma è indubbio che arrivare a Foggia come prima esperienza, insomma, da allenatore non è facile, visto poi nell'ambiente in cui si è trovato, visto tutti i problemi che ci sono stati d'estate con la società, con la tifoseria, insomma, con la piazza. Ed è fuori dubbio che la squadra, secondo me, è un'ottima squadra, come ha detto bene Davide, una squadra di categoria e si vede, secondo me, si vede molto la sua mano.
nel senso che comunque giocano bene, comunque sono una squadra compatta e io l'ho seguita parecchie volte, perché comunque in questo periodo stando a casa, non potendo, insomma, io come ti ho detto poco fa, sto facendo il direttore a Chieti, e anche noi siamo in eccellenza, quindi siamo fermi e purtroppo in questo periodo mi sto dando molto alle partite in televisione, quindi ho avuto modo di seguirlo parecchie volte, ma penso che, quindi ripeto, secondo me arriverà in alto, se continua così arriverà in alto, insomma, tra le prime posizioni. Lo avete detto tutti e due, avete giocato, allenate, chi fa il direttore sportivo? No, allenate no, perché ancora nessuno dei due è allenatore, però chi fa il direttore sportivo? Chi gioca a pallone in eccellenza? Però avete fatto tanto professionismo, ma avete giocato anche tanto nei dilettanti. Io volevo un vostro parere al movimento calcistico italiano. Secondo voi va fatta una rivoluzione in base ai costi, in base agli ingaggi, ai giovani che girano intorno, queste società? Cosa ne pensate? Il calcio italiano merita e deve cambiare, secondo voi, dopo tutta questa questione Covid e pandemia, dove non se ne esce davvero più? Chi Chi risponde? vuole, perché tanto. Vai, David, vai. Allora, ma io sono crudo però. Per me, va bene, le categorie inferiori le faccio da, diciamo, da 5-6 anni, 5 anni. Per me è un'insalata totale. Poche persone serie. La regola dell'under è una regola che secondo me va proprio abolita perché. Per me chi merita gioca, non deve avere, la società non deve avere l'obbligo di far giocare ragazzi giovani perché è assurdo, perché poi le utilizzano in queste categorie, le fanno giocare e l'anno dopo sono senza squadre e le smettono di giocare, quindi questa è una regola che vale ben poco. Per me il campionato italiano è sceso parecchio, sceso a livello tecnico, cioè non vediamo più giocatori veramente di grande qualità. Io mi ricordo quando sono arrivati in Italia, c'eravamo giocato a Giovanni Stropa, Oliveira, andavamo a giocare a Rimini, c'era Muslini, c'era Floccari, Ricchiuti, Napoli, non ne parliamo proprio, cioè là c'era una qualità pazzesca, era difficilissimo arrivare in alto. Io ripartirei proprio dalle basi, dalle scuole calcio, a far lavorare molto di più sulla tecnica, la tecnica di base, lo stop, il passaggio, la visione di gioco, la velocità di gioco. Queste sono cose che stanno mancando, anche se ultimamente si sta vedendo qualcosa di buono in Serie A. Ho visto qualche partita di B, però ho fatto il corso d'aggiornamento dell'UEFA B, adesso ho avuto poco tempo per me, ma sto vedendo proprio scarsa qualità tecnica. Invece tu, Giuseppe, cosa ne pensi di questa questione del cambiare il calcio italiano e partire dal basso per poi ripartire e ottenere risultati anche nel professionismo? Ma Davide ha detto delle cose giuste. Noi abbiamo vissuto lo stesso periodo del calcio, insomma, del calcio professionistico e abbiamo vissuto tutti e due in Serie C quando la Serie C era di un certo spessore, quando i giovani giocavano per meritocrazia e quindi non perché c'era una regola. Su questo sono d'accordissimo. Poi penso che sia anche arrivato il momento di fare una riforma, perché la Serie D in questo momento così non può più andare, perché comunque in Serie D c'è gente che ci vive col calcio e quindi porta avanti famiglie, come ha detto bene Davide, ci sono moltissime società poco serie e quindi penso che vada fatta anche lì una piccola riforma per quanto riguarda anche un semiprofessionismo, se ne sta parlando e penso che sia arrivato anche il momento, perché ripeto, anche la quarta serie è diventata una categoria molto, molto importante, dove il livello è vero che è sceso, perché troppi giovani, ma non perché uno ce l'ha con i giovani, per carità, ma adesso io sto facendo il direttore, quindi anche in eccellenza ci sono tanti giovani, però si abbassa il livello perché ci sono troppi ragazzi che non meritano di giocare a calcio, nel senso che non hanno le qualità per giocare, per arrivare a certi livelli. E quindi penso che la selezione debba essere naturale e non fatta per annate, ma perché uno è bravo, allora va avanti col calcio. Per chi non lo sapesse, preciso un attimo perché ci stanno ascoltando e ci stanno guardando in tanti, il nostro amico Giuseppe Giglio attualmente è il direttore sportivo del Chieti, quindi in eccellenza da quest'estate, mentre David dove giochi?
Oh, mo stavo in eccellenza del Castel San Giorgio vicino a casa, però mo sto iniziando un percorso come procuratore, ho messo occhio su giocatori giovani francesi anche in Italia, e sto iniziando questo percorso perché parlo più lingue, parlo anche il dialetto foggiano, per È non... molto importante anche questo, è vero, dai. è fondamentale quando arriva a Foggia parlare un po' con foggiano. Certo. Io Davide, perfetto, dopo mi dai il numero così vedi già Oh, iniziamo. un piacere, bravo. Quindi questa Gabriele, puntata può. è servita questa puntata, Gabriele, Certo, come? mi fa piacere. David, io volevo farti complimenti, ma non solo perché ti ho qui ospite, però non so se ne vuoi parlare, ma sono andato un po' a cercare la tua storia, gli avvenimenti, la tua vita, e ho trovato un episodio bellissimo che vorrei raccontare e ricordare. Erano i tempi della Salernitana e tu hai avuto il coraggio di denunciare una combina di Ah. calcioscommesse. Caspita, Possiamo mi raccontarla? stavo spaventando, ti giuro. Sto dicendo, Possiamo che sei andato a cercare? Perché ci stanno comunque, quando eravamo giovani, non Le eravamo cose più brutte le ho normali. cancellate, David. No, vabbè, le cose brutte servono perché quando siamo giovani e che magari abbiamo la fortuna di giocare in piazza così e giustamente non siamo proprio stabili, quindi può succedere qualcosa di sbagliato. Sì, è successo una partita contro il Gavorone, tra l'altro con un giocatore che stava con noi a Foggia, Andrea Galeotti, che mi propose diciamo di arrangiare una partita contro il Gavorano, se non mi sbaglio. Cavorrano, sì. E noi eravamo in C2, era tipo al mese di marzo, aprile, non mi ricordo, avevamo già vinto il campionato con 7-8 giorni ad anticipo, no? E mi volevano dare dai 25 ai 30 mila euro e ho denunciato a tutti. Però è stato anche là la mia fine. Cioè, meno male che c'avevo ancora 2 anni di contratto, no, ero morto. Io ho letto anche che durante quella partita che poi si è giocata, si è uscito Sì, per infortunio perché sì. la squadra avversaria non l'ha presa bene. Sì, mi hanno rotto quasi la caviglia. Ho messo 3 mesi per recuperare. Però c'è la fine. Ma questa c'è la fine. Se devo essere sincero, speriamo che non creo polemiche, denunce roba avanti. Ma noi stiamo vivendo comunque un calcio malato. Cioè, un ragazzo come me, no, che ha fatto una denuncia di calcio scommesse, non dico va premiato, però va comunque apprezzato, comunque va messo anche in condizione di far capire che è stato il gesto giusto. Invece a me è passato proprio al contrario. E questo è lo sbaglio. Giuseppe, dato che tu hai una scuola calcio, ne parlavamo nel fuori onda da parecchi anni con i tuoi amici, quanto è bello il gesto di Davide e quanto ti rivedi in questo calcio? Lui diceva: questo è un calcio malato. È vero quanto ha detto, e soprattutto i valori del calcio romantico non esistono più. No, Davide ha fatto solamente un gesto da signore, ma sicuramente sarà apprezzato. È apprezzato e sarà apprezzato dalle persone giuste, su questo è fuori di dubbio. Sicuramente si trova in una piazza dove forse gliel'hanno fatta un po' pagare, visto magari anche la proprietà, visto chi girava attorno. Quindi è stato, tra virgolette, sfortunato anche in quel senso. Però poi tra i ragazzi, sì, io ho una scuola calcio, insomma, sarebbe un esempio da far vedere, da portare in giro, perché comunque queste cose, beh, è vero che prima succedevano un po' di più rispetto adesso, magari adesso un po' è cambiato, è un po' più controllato il calcio, quindi magari se ne sentono anche di meno, però è una cosa veramente da non fare ed è una cosa veramente, veramente brutta. Fino a questo momento abbiamo un po' parlato delle vostre carriere, ci siamo tolti qualche curiosità, però io entrerei nel vivo della sfida, quindi vi metterei uno contro uno con le mie Ma domande che ho preparato. E partiamo da uno contro uno, Davide. Gabriele, scusa, uno contro uno è la più forte, Davide. Mi saltava Uno sempre. contro uno, cioè, la posso anche giocare. Però sull'ignoranza ho messo male. Vabbè, quella più Allora. forte. David, sei pronto? Speriamo. Allora, la domanda è su Beppe, quindi mi devi dire il nome dell'allenatore di Giuseppe Giglio durante i suoi 2 anni a Foggia. L'opzione 1 è Grassadonia, l'opzione 2 è Padalino, l'opzione 3 è De Zerbi, l'opzione 4 è Stringara. Stringara, scusate. Mamma mia.
Allora, c'è un dubbio fra Padalino e Stringara. Vuoi chiedere l'aiuto da casa, David? A chi? Mia figlia dove? Tanto sta facendo i compiti. Mia moglie non c'è, sono guaiato. Padalino, non mi ricordo. No, io dico Stringara. Beppe, vuoi risponderli tu? Io Padalino. era ti Padalino. dico, Ma era cazzo! Padalino. Scusa la parolaccia, ma No, no, io. no. Ma perché ho detto in D, c'era Padalini in D. Sì. Pensa te. Ci ho Quindi pensato, siamo. il pensiero del giocatore che dice, ma questo allenatore mica è andato in D. Questo è stato il mio pensiero, capito? Pensi come sto. Quindi Oh, David è dai, sbagliato il primo parola. gol della partita. Vabbè, non fa niente. Vediamo se riesce Forse è un a. assist però, non è un gol, è un assist perché ero indeciso. Eri indeciso, va benissimo. Ora andrei da Giuseppe e faccio una domanda sulla carriera di David. Devi dirmi in quale stagione il Foggia ha vinto una delle sue due Coppa Italia di Serie C, la prima, con David in campo. Vedi in sovraimpressione le risposte, quindi l'opzione 1, 2006-2007, opzione 2, 2005-2006, opzione 3, 2003-2004, opzione 4, 2004-2005. Ricordo l'ultima che è stata vinta da Foggia, ma non è questa, non me la ricordo. Quindi 2003-2004, fammi vedere di dove le annate. 2005-2006. Ci sei andato vicino, ti dico questo, e lascio a David la sentenza. Vediamo Davide. se David si ricorda, perché era in campo lui. Bravo 2006-2007. David, perché tu hai segnato anche il gol del 25 aprile del 2007, il Foggia Contro il Cuneo. batteva il Cuneo per 3-1. Sì. E io ti faccio subito la domanda, quale emozione hai provato? E poi questa squadra, quella squadra lì, poteva fare di più in campionato, lo sappiamo tutti cosa è successo. Posso dire quello che penso? Tutto quello che vuoi. Ok, vabbè, quella partita in Coppa Italia sicuramente è stata una bellissima emozione perché se non mi sbaglio è stata la prima Coppa Italia vinta a Foggia, Sì. quindi è stata veramente una bella emozione. Poi noi stavamo facendo un percorso in campionato impressionante, quindi se in quella finale da Dario non si inventa quell'insalata, riuscivamo pure a vincere la finale a Avellino perché fino al 90esimo eravamo lì. E quindi è stato sì una bella vittoria in Coppa Italia, ma poi una delusione totale nella finale a Avellino che meritavamo noi. David, vado a memoria, non so se mi sbaglio, sul tuo numero personale WhatsApp c'è proprio la foto di quella squadra lì. Proprio Sì. perché sei rimasto affezionato a quella squadra, a quei compagni. Allora, partiamo dal presupposto che nel calcio è difficile avere amicizie vere, si riesce a legare con determinate persone, però si vede col tempo. Questa foto l'ho messa ultimamente perché c'è un amico mio che si chiama Pietro, con chi vado al mare a Samenai, che è di Vico, che mi dice: ma tu non metti mai la foto del Foggia? Io ho messo questa foto, che è una foto importante, perché ero pure il capitano prima dell'arrivo di Pecchia. E poi era una squadra importante, era un momento importante della mia carriera, quindi è giusto che va messo su WhatsApp e un po' dappertutto l'ho messo. Invece ora vado dal bomber, perché lui ha segnato con la maglia rossonera 41 gol che hanno permesso al Foggia di salire di categoria. Però lui parla spesso nelle interviste che sono andato a rivedere di quello segnato al Taranto, ma soprattutto di una tripletta contro il Grottaglie e un particolare aneddoto che ti lega a Cristiano Agnelli, ex capitano del Foggia. Ce lo vuoi raccontare, Giglio? Sì. Quella della tripletta del gol, no? Sì, quella della tripletta, vogliamo sapere. No, no, vabbè, ricordo che praticamente quella partita vincemmo 3-1 e feci i 3 gol tutti nel primo tempo. E quando è stato il calcio di rigore, ricordo che Christian stava andando a battere il calcio di rigore, poi la curva ha fatto il mio nome, Christian ha preso e mi ha dato la palla, mi ha detto: "Bomber, batti tu", e, insomma, è stato, penso, un gesto da signore, dove non se ne vedono tanti così, anche se
se lì per lì poteva sembrare facile la partita, quindi poteva andare già sul 3-0 al primo tempo, però insomma è stato veramente un gesto di un grande capitano e di una persona che insomma merita tanto. David, tu hai a più riprese dichiarato: Foggia è la mia seconda casa, ci ho vissuto, ho degli amici, ma anche la famiglia. Oltre al discorso del calcio, che a noi interessa, ma in questo programma vogliamo anche approfondire non la tua vita privata, ma come passavi il tempo a Foggia e cosa ti piaceva Non della ti dico niente della quotidianità? mia vita privata. No, non ti chiedo niente della vita privata. No, Come dicevo. passavi il tempo a Foggia? Cosa ti piaceva fare durante il tuo periodo in Puglia, a Foggia? Ma non è che lo passavo, lo passo ancora perché ti ripeto, vado al mare a San Menai, quindi sto sempre in mezzo ai foggiani e quindi lo passo ancora. Ma Foggia per me è stata la prima città, diciamo il primo amore perché arrivi in Italia, arrivi a Foggia, è tutto particolare, poi mi ricorderò sempre. Diciamo che il periodo di luglio-agosto, quando sono arrivata, i foggiani sono sempre al mare, o a Sipont, o a Manfredonio, o vado, e quindi la città era deserta. Io dicevo, ma dove sono arrivato io? Qua non ci sta nessuno. E poi siamo andati in ritiro con Giannini, con Cimiglio, e abbiamo fatto la prima partita amichevole in casa contro una squadra di Serie A paraguayana, se non mi sbaglio, e c'era l'inferno. Cioè, e ho detto, ma questo da dove sono uscito? Ero appena arrivato in Italia. Per dirti che questa è una città che ti dà tantissimo a livello calcistico. Sembrava che stavo a Real Madrid. Giuseppe, ora, dato che Davide è stato veramente senza peli sulla lingua, ci ha detto tutte le sue curiosità, tutti i suoi pensieri, perché lui ha detto io sono uno così, entro in scivolata, volevo chiederti, quando sei andato via da Foggia, ne parlavamo prima anche nel backstage, ci è un po' dispiaciuto perché era arrivato in un periodo dove magari ci aspettavamo una riconferma. Tu avevi dichiarato all'epoca, mi era stata fatta una proposta indecente rispetto a quello che avevo dato per la maglia. Anche economicamente non era in linea con quanto avevo fatto. Ed effettivamente era così, oppure ci hai ripensato tempo dopo? No, c'è poco da ripensare, era così, era indubbiamente così, nel senso che, vabbè, non mi piace tanto parlare del passato, però l'ho detto un sacco di volte, quindi non c'è bisogno di smentire, insomma, è così, io mi aspettavo che potessi rimanere almeno un altro anno, fare un altro anno, non mi sarei mai, non avrei avuto mai la presunzione di dire che avrei giocato tutte le partite, però sicuramente mi sarei ritagliato il mio spazio in quel campionato, in quella C unica. E quindi non essere cercato, a differenza dell'estate precedente, che insomma avevo concluso il contratto il primo di maggio, insomma, non essere cercato nemmeno per l'inizio della preparazione ci sono rimasto male. Poi quando mi è stata fatta la proposta ho capito che non c'erano le volontà per cui volessero che io rimanessi a Foggia, quindi ho deciso poi di andare via. Tutto qua. David, prima hai parlato del Paraguay, io ora ti porto sempre fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, un ricordo del tuo amico, chiamiamolo amico, del tuo compagno di squadra Salgado. Beh, è un gran ricordo, mi sento ancora con lui, penso un po', siamo arrivati oltre le frontiere. È un ragazzo d'oro, un giocatore fortissimo. Credo che sia stato uno dei stranieri più forti che è arrivato a Foggia. Dopo di te. Beh, per forza, che pensavo che mettere prima? No, eravamo due giocatori molto diversi. Io ero più un giocatore da fare assist, lui era un giocatore spettacolare, dribblava, andava in porta, faceva gol impressionante. Giocatore vero, giocatore che in Cina non c'aveva niente a che vedere. L'ho rincontrato dopo, se non mi sbaglio, 2 o 3 anni, quando abbiamo giocato contro il Torino, e lui stava a Torino, giocatore vero, amico vero e anche lui innamorato del Foggia. Giuseppe, invece, vado nel passato ancora più profondo. Anno 1999, tu firmi con il Treviso. E per qualche mese hai la fortuna di conoscere, di giocare con Luca Toni, che poi tu passi alla Pro Vercelli, se non sbaglio. Però lo conoscevi già con la nazionale Under 20, quindi non ti era, diciamo, ignoto come personalità. E lo hai descritto più volte come una persona sempre solare, disponibile e simpatica. Sì, no, insomma, ho avuto la fortuna di conoscerlo, siamo stati qualche volta nell'Under 20 la stagione precedente, nel 98,
E poi ci siamo ritrovati lì a Treviso. Lui veniva dalla Lodigiani, io da Giulianova. Insomma, lì Luca poi ha preso il volo. Era forte, era fortissimo. Era un giocatore già maturo, già faceva gol, faceva la differenza. E quindi poi quell'anno lì fece un sacco di gol in Serie B e poi da lì, insomma, ha preso il volo. Era un ragazzo disponibile, alla mano. Complimenti per quello che ha fatto, perché ha fatto una grandissima carriera e se lo merita tutto. Ora mi dovete rispondere in maniera sincera tutti e due. Secondo voi? Più di questo. Sì, no, no, ma con Davide e Giuseppe vado sul sicuro. Perfetto. Voi siete soddisfatti di quanto avete fatto in carriera? Vi aspettavate di più o siete soddisfatti di quello che siete riusciti a dare in fin dei conti? Partiamo da Davide. Parti sempre da me, E parto eh? sempre da te per Allora, motivi di ospitalità, Davide. scherzando. Ascoltami, dire oggi a 40 anni che potevo far di più sarebbe anche mancare di rispetto a tutto quello che ho fatto in passato. Io sono felice, sono felicissimo perché ho vissuto di calcio, ho aiutato la mia famiglia, sto vivendo benissimo, quindi sono felice. A livello calcistico potevo anche aver fatto delle scelte sbagliate, però non si può mai sapere, potevo anche rompermi tre volte il crociato e finire di giocare a 30 anni, quindi io sono felice perché a parte che ho giocato in piazza importante, ho sempre onorato la maglia e sono felice perché dopo tutte queste esperienze sono diventato un uomo per bene. Giro la stessa domanda al bomber. Ma io penso che, dai, nella carriera di un calciatore le scelte possono essere certe volte anche sbagliate, però insomma poi alla fine uno si merita quello che ha, quello che ha fatto. Quindi, come ha detto bene Davide, insomma noi siamo stati fortunati, abbiamo vissuto una bellissima carriera. È normale che ognuno di noi avrebbe voluto fare di più, avrebbe voluto giocare in B più anni, avrebbe voluto giocare in A più anni. Quello penso che sia il sogno di tutti, di arrivare in alto. Però insomma non c'è stato modo, ma non è, assolutamente non rinneghiamo quello che abbiamo fatto, anzi siamo contentissimi. Lo dimostra il fatto che a distanza di anni, insomma, una piazza come Foggia ci continua ancora a ricordare e a cercare insomma, e quindi vuol dire che anche nel nostro piccolo abbiamo lasciato dei bellissimi ricordi in giro per l'Italia. Giuseppe, questo Foggia non ha un attaccante vero, non ha un numero 9. Il direttore Corda nel calciomercato cercherà un prototipo di punta vero. Abbiamo dell'Agnello che non è proprio un centravanti puro, c'è Baldé, il fratello del più noto Baldé della Sampdoria, che è comunque un falso 9, c'è Curcio che è un numero 10. Secondo te, se vuoi consigliare, se ci sta ascoltando il direttore, che salutiamo, un calciatore di Serie C, Serie D molto forte nel tuo ruolo? In questo girone ce ne stanno tanti, anche se io ti dico che secondo me in questo momento il Foggia non ha bisogno di una vera punta, perché beh, io penso che Curcio stia facendo molto bene, dell'Agnello, insomma, Baldé comunque è giovane, ma penso che beh, se deve prendere un attaccante è normale che ce ne stanno tanti in giro. In questo momento, dico la verità, mi piace molto Lescano, quello della San Benedettese, mi piace molto, vabbè, lo stesso Cianci del Potenza, un ragazzo giovane Plescia che è quello della Vibonese, insomma, giocatori ce ne stanno tanti, però penso che in questo momento il Foggia non abbia bisogno di un attaccante vero e proprio. Quindi possiamo dire al direttore Corda di prendere nota, anche perché Plescia e Cianci erano già i calciatori che circolano nell'orbita Foggia. Invece, David, mi puoi dire l'avversario più difficile da affrontare e il compagno di squadra più forte? Il compagno mio di squadra, Sì, mio, più sì, tu. forte. Allora, aspetti, iniziamo per la squadra. Penso oggi come oggi la Ternana è quella che è mentalmente più in forma a livello di gioco, un allenatore comunque che vuole arrivare, quindi questa è la squadra più difficile da affrontare. Un compagno mio di squadra, il più forte. Ma del Foggia o in generale? No, in generale, poi se vuoi dirlo del Foggia, lo accettiamo comunque. Vabbè, io penso in Italia, Calaiò, Brienza, Reginaldo, che sono stati i compagni che facevano proprio la differenza.
Vergasola, Paul Codrea, sono stati questi qua, ma più Calaiò, perché per me era un attaccante pazzesco, perché sapeva tenere palle, saltava di testa a 1 metro da terra, era una cosa impressionante. Gran sinistro, cattiveria. E tra l'altro ancora il mio amico, perché ci siamo conosciuti assieme e non ci siamo mai mollati. Però come giocatore è fantastico. Io mi trovo benissimo perché appena mi giravo con la palla vedevo lui che mi faceva una richiesta di in profondità o nei piedi, un 1-2, era pazzesco. Variava sempre. Ragazzi, siamo nell'ultimo quarto d'ora, quindi io andrei di nuovo in competizione. Siamo 0-0 il punteggio, quindi la squadra dei neri, che è quella Così di rimaniamo. Munard, e quella dei rossi, che è quella di Giglio, 0-0. Vado da David e gli faccio. Bene, 0-0, gli faccio la seconda domanda della serata, quindi del pomeriggio. Allora, mi devi dire il calciatore che detiene il record di presenze con la maglia rossonera. Tu sei lo straniero, mi devi dire il calciatore che invece ha giocato più volte con la maglia del Foggia. Mancini, Pirazzini, Della Rocca o Nocera? Pirazzini. Confermi Pirazzini e la risposta è esatta. 1-0 per 100% David Munard. Pirazzini è quello più titolato. Sì. Esatto, ha giocato 374 volte con la maglia del Foggia dal 67 al Tra 79. l'altro, un Ora, grande abbraccio perché è una grandissima persona. quindi salutiamo anche noi Pirazzini. Ora vado dal bomber e faccio una domanda sui bomber del Foggia, quindi non poteva essere altrimenti, e gli chiedo il calciatore che ha segnato più gol con la maglia del Foggia. Iemmello è l'opzione 1, Del Neri è l'opzione 2, Della Rocca è l'opzione 3, Nocera è l'opzione 4. C'era. È la risposta esatta, quindi 1-1. Queste domande erano un po' facili. 111 gol in maglia rossonera, di cui 7 sul rigore. Quindi 1-1, siamo sempre in parità. Felici per queste domande? Sono facili? Però la sua era più facile, che lui è un bomber, quindi rischia doveva arrivare anche lui a vincerla. Si è informato, io non sapevo proprio, era più difficile la mia, dai. Nelle opzioni c'era anche Iemmello, Bomber Giglio, volevo chiederti, è stato il tuo successore, quindi molti all'inizio erano un po' impauriti su Pietro Iemmello, che poi si è dimostrato un grandissimo attaccante, è arrivato a giocare anche in Serie A. Mi puoi dare un tuo parere tecnico su questo calciatore? Ma un giocatore forte, dai. Io lo conoscevo perché l'avevo visto giocare quando stava alla Pro Vercelli, anche se era ancora più giovane. Però beh, è arrivato nel momento giusto a Foggia, ha trovato una squadra forte, un allenatore forte che l'ha messo in condizione di esprimersi al massimo. Quindi penso che merita dove sta e sicuramente può ancora fare tanto, insomma. E quindi, secondo me, veramente, veramente bravo, veramente forte. Attaccante moderno, attaccante completo, un po', insomma, visto i gol che ha fatto di tutto. David, ora ti riporto anche io indietro nel tempo. Se ti dico 8 dicembre Oh. 2004, Già stagione 2000. mi stai rovinando. No, no, non Già ti mi sto sento vecchio. rovinando. Non ti sto rovinando. Ti riporto all'8 dicembre del 2004, stagione 2004-2005, quattordicesima giornata. Gol Cosa ti del ricordi? E Napoli. Gol ora ce lo contro il devi Napoli. raccontare tutto, tutto ce lo devi raccontare. Ma parole crude, perché a volte lo dico Crude, parole crude. crudissimo. Fai Ok. tranquillo. Allora, praticamente parte tutto dalla mattina, praticamente andiamo a fare la rifinitura prima della partita, arrivano tutti questi tifosi che dicono amma vincere, vabbè, di tutto e di più. Quindi già arriviamo al campo, scendo dal pullman, c'era un'atmosfera pazzesca. Si sentiva già cantare, un casino impressionante, quindi facciamo riscaldamento, entriamo in campo come degli assatanati proprio. E, sul 3-1, gol di Cimarelli, se non mi sbaglio, vado a battere un calcio d'angolo e i tifosi napoletani cominciano a insultarmi, a dirmi di tutto e di più. E, per sfortuna loro faccio il quarto gol, il 4-1 e vado sotto la curva a esultare. Dopo forse 5 minuti, praticamente mi arriva una palla, mi sa, da Alessandro Moro, salto un uomo, ma non era il difensore, era un tifoso che era sceso per picchiarmi. Ed è successo un po' di bordello, e poi il mister giustamente ha deciso di farmi uscire. Però quello che mi sembra strano oggi, io vedo anche Ronaldo che si mette davanti a tutti questi tifosi a fargli qualche gesto e queste cose qua, io sono stato massacrato.
C'era Pardo che commentava, ha detto partita perfetta, però atteggiamento sbagliato. Ma non è un atteggiamento sbagliato, secondo me fa parte del calcio lo sfotò. L'atteggiamento sbagliato era più del tifoso che è venuto in campo. Però vabbè, dai, ci sta. Su bei ricordi. Però a Napoli mi stavano uccidendo. E ho fatto pure gol a Napoli. Questa è la cosa pazzesca, mi stavano uccidendo. E ho fatto gol tipo all'82esimo, il 2-1. Meno male hanno vinto, non uscivo dal campo. E ci siamo fatti anche qualche risata con David, però tornando sempre in tema Napoli, il bomber Giglio ha firmato nella sua carriera con il Napoli, ma forse non ha mai giocato di fatto. No, ho solamente messo gli scarpini. No, no, sono stato, insomma, ho fatto due ritiri con Napoli, l'anno delle, il primo anno di B. E poi il primo anno di A, ma anche se no sono stato pochissimo, e poi sono sempre andato in prestito. E quindi niente, non ho avuto, ho avuto il piacere di disputare qualche amichevole, però insomma è stata sicuramente una bellissima esperienza. Insomma, ho vissuto lì, ho capito che quello è il calcio vero, è un altro mondo in tutto e per tutto. Quindi è stato veramente emozionante. Giuseppe, tu sei originario, sei nato in provincia di Trapani, se non erro, giusto? Sì. E domenica, ore 15, c'è una partita di cartello, ovvero Catania-Foggia. Chiedo a tutti e due, il Foggia arriva in un buon momento, molti risultati utili consecutivi, ha pareggiato contro la squadra di Padalino, la Juve Stabia. Non vi chiedo un pronostico, sarebbe sbagliato. Vi chiedo, una partita del genere, giocarla da calciatori, che differenza fa rispetto a uno stadio vuoto con uno stadio gremito di pubblico come può essere lo Zaccaria o qualunque altro campo d'Italia? Chiedo a David per primo. Un'altra cosa, può giocare mia figlia in stadi vuoti, però poi quando comincia a riempire un po' le Zaccherie o diciamo qua la Recchi o il Vigorita Benevento, quando si riempie ci vuole personalità, quindi per me è un campionato comunque particolarissimo, perché il giocatore si vede soprattutto quando c'è tanta gente, che non senti il compagno che ti dice uomo solo. Là si comincia a notare quando ci sta tanta gente chi è giocatore vero. Giuseppe, un tuo commento sia a questa domanda, ma poi mi devi dire il Trapani, quanto fa male da tifoso vederlo in queste condizioni e dopo tutto quello che è successo? Andiamo per ordine, va detto bene Davide, insomma, giocare in uno stadio pieno è tutta un'altra cosa. E chi ha fatto calcio, chi ha vissuto di calcio, chi ha vestito una maglia come quella del Foggia, del Catania, del Palermo, chiunque esso sia, insomma, sa benissimo che quando vai in campo con uno stadio pieno è tutta un'altra cosa. Lì veramente ci vogliono gli attributi e la palla comincia a scottare se sei in un momento delicato. Quindi è tutta un'altra cosa. Sicuramente quest'anno il campionato è un po' sotto questo punto di vista, sembra strano, molti magari non lo possono capire, ma è un po' falsato. Insomma, magari le squadre un po' che hanno qualche problemino riescono a tirare fuori qualcosa di più rispetto a questo momento, magari in difficoltà, e gioca in maniera un po' più tranquilla. Per quanto riguarda Trapani, beh, dispiace perché dopo tanti anni vissuti nelle categorie basse, insomma, il Trapani è riuscito ad arrivare in Serie B, ha sfiorato anche la Serie A e poi, insomma, si è ritrovata di nuovo nel baratro. E purtroppo questo ci insegna che ad oggi fare calcio è difficile. Che i presidenti sono pochi, sono rimasti pochi, la gente che investe nel calcio è poca e chi investe nel calcio, insomma, certe volte non viene nemmeno apprezzato. Quindi penso che debbano, insomma, si debba fare un po' più attenzione perché il calcio in queste categorie sicuramente non porta tanti guadagni, quindi lo fa molte volte per passione. Allora ragazzi, mancano più di 5 minuti, quasi all'incirca. Io andrei a fare le ultime due domande, poi se avanza il tempo andiamo a concludere con qualche ultima curiosità, va Va bene? bene, arriviamo. Ora ci giochiamo il tutto per tutto, siamo 1-1, sempre situazione di parità, David Munard contro Giuseppe Giglio. Hai voglia di gustare qualcosa di buono? Foggiagol.it. Chiederei alla regia di mostrare la domanda per David sulla sua carriera questa volta. Quindi mi devi dire contro quale squadra hai segnato il tuo unico gol nel massimo campionato del L'Antwerp. Belgio?
Puoi ripetere? Royal Antwerp. Risposta esatta. Quindi siamo... È unico, quindi non te lo puoi dimenticare. Quindi... Era facile, Davide. Era fa... No, no, no. Siamo 2-1. Ti ringrazio, era perfetto stato. Giuseppe, sempre sulla tua carriera. Carpi, quanti gol hai segnato con la maglia del Carpi in gare ufficiali? Quindi opzione 1, 11, opzione 2, 8, opzione 3, 10, opzione 4, 7. Solo gare ufficiali. Gare ufficiali, lo sai che mi stai mettendo, perché non ricordo se 10 o 11. Allora ti dico che è o 11 o 10, no, quindi togliamo l'8. Allora ma non vale se l'aiuti così, si deve ricordare. Sì, ho 10 o 11, ma fammi venire un attimo in mente. No, Carpe, gara ufficiale, aspetta, compreso solo campionato o compreso anche altre competizioni? Compreso solo campionato. Allora campionato 10 gol ho fatto. Esatto. Perché poi c'era la Coppa Italia e qualcos'altro, quindi non, magari qua solo campionato 10 gol, sì. Esatto, gare ufficiali, perché tu in Coppa Italia non avevi segnato quell'anno, erano comprese altre gare amichevoli. Sì, ok. Quindi 10, pareggio 2-2, quindi il match si conclude in parità. Il match si conclude in parità, giusto. Era giusto così, era giusto così. X, Davide, X, noi siamo del vecchio calcio, X, ma le capate non ci facciamo male, giusto o no? Siamo tranquilli così. Allora, Bomber, io ti chiedo sulla tua esperienza a Carpi e poi chiudiamo, faccio anche qualche altra ultima provocazione a Munard che si sta divertendo tanto oggi. Allora, ti chiedo, quel Carpi lì aveva fatto un bel periodo di risalita, era partito dal basso ed è arrivato persino a giocare in Serie A. E tu quell'anno hai segnato 10 gol, ma eri compagno di squadra dei vari Di Gaudio, Poli, Pasciuti, ragazzi che comunque hanno fatto la Serie A. Che ricordi hai di quell'esperienza e poi com'è vivere a Carpi, che comunque non è una metropoli, è un paesino? No, è stata una stagione fantastica. Poi, indubbiamente, quando vinci un campionato è sempre tutto bello, perché comunque quando vinci c'è sempre tutto che va bene, la squadra, lo spogliatoio, la società, il rapporto con la città, quindi è una città a misura uomo, si vive in maniera tranquilla, si va in giro in bici, quindi non c'entra nulla con Foggia, nel senso anche sotto il profilo passionale. Però è stata un'annata stupenda, c'erano molti ragazzi giovani, ritornando al discorso dei giovani, non c'era un'obbligatorietà, ma c'erano dei ragazzi che giocavano titolari e che poi alla fine sono arrivati in Serie A, come hai detto tu, Di Gaudio, Pasciuti, Poli, c'era pure Laurini, quindi comunque c'erano dei ragazzi bravi che giocavano perché meritavano e alla fine sono arrivati in Serie A. L'artefice di quella vittoria è stato sicuramente Giunto, il direttore, che ha fatto una trafila importante, ha vinto 4-5 campionati di fila, ha portato il Carpi in Serie A, insomma, con la sua bravura, e adesso sta facendo grandi cose a Napoli. Quindi un ricordo bellissimo. Davide, ora invece io ti chiedo di Gallipoli, perché tu l'esordio in Serie B l'hai fatto in terra salentina, quindi a Gallipoli. Cosa ricordi di quell'esperienza? 5 gol in 63 presenze dal 2008 al 2010. 5 gol. 5 gol, così ho trovato... 5 gol sembrano pochissimi. 40 gol, 60 partite. Di 5 gol e 35 assist, così almeno apparavo qualcosa, no? No? Mi vuoi provocare? No. Senti, a parte scherzo, no, esperienza particolare, perché comunque non avevamo i campi per allenarci, andavamo a giocare al Via del Mare a Lecce, società con un presidente Dodorico, qualcuno di assurdo. Ferrari e robe, poi non c'avevo manco un euro, quindi cioè, abbiamo giocato un anno senza stipendio, abbiamo fatto la trasferta da Gallipoli a Trieste col treno regionale, cioè se ti devo raccontare una barzelletta praticamente. Ho fatto un anno comunque 35 partite, fin quando c'era Giuseppe Giannini allenatore abbiamo fatto anche bene, eravamo tipo settimo, ottavo, poi dopo una banda. Però ho conosciuto anche lì Roberto D'Averso, persone per bene, persone con chi ancora mi sento. Giuseppe, faccio veramente questa è l'ultima domanda. Scusa Gabriele, ti voglio dire una cosa a Davide. Il presidente coi soldi ce l'avevo io qualche anno prima. Quello che poi ha lasciato Gallipoli.
Era Barba. Ma, eh Ma sì, Barba però è insomma, stato. quando c'ero io. No, Barba, ma pure io l'ho avuto in Cina, no? Era uno che teneva i soldi veri, però poi Imbi si è spaventato. Ha venduto a questo qua che era friulano, non mi ricordo di dove. Ricordo, Ma ricordo. qualcosa di scandaloso. C'avevo un euro. No, Scusaci, vabbè, Gabriele, lasciamo. scusaci, No, 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 stavo. no, no. A me Guarda, piacciono questi momenti insomma, se molto vuoi intimi chiudi tra il di voi. conto, ti chiudi lo schermo e parliamo solo io e il bomber un po'. Perché tanto io a pallone non ho mai giocato, quindi potete parlare No, voi, io vi lascio alle vostre no, 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 chiacchiere. scherzando. Allora, ragazzi, siamo veramente in chiusura. Faccio l'ultima domanda. Il migliore attualmente su scala mondiale, quindi mi dovete dire nel vostro ruolo chi è il più forte adesso? Quindi l'attaccante, poi un esterno d'attacco, un fantasista come David. Insigne. Bomber. Ma per me l'attaccante più forte di questo momento è Lewandowski. Ci avrei scommesso, infatti ti volevo proporre, volevo dire, sbaglio a dire che Lewandowski è l'attaccante più forte, me lo confermi anche tu. Ovviamente, vabbè, diciamo che è tra quelli più affermati, insomma, poi ci Sì. stanno altri che stanno venendo fuori, però indubbiamente Lewandowski è l'attaccante vero e proprio in questo momento, dai. Allora, Anche ragazzi, se io c'è un dico esterno sì. che mi fa impazzire, oppure del Barcellona, mi sa che si chiama Ansu, che ci avrà 17 Ansu anni. Mi sa Fati? questo. È pazzesco, un ragazzino che secondo me farà una carriera importante. Lo stesso Mbappé, però non sono esterno, lo vedo più attaccante. Mbappé, seconda punta, prima punta, è più uno che attacca allo spazio. Invece Insigne tecnicamente mi fa impazzire a me. Poi ho giocato nel Foggia, quindi non mi dà anche per quello. Ragazzi, io non volevo interrompere David, siamo in chiusura, 45 minuti, vi ho promesso, non andavo oltre, il cronometro può Vogliamo fermarsi parlare ancora, adesso. possiamo parlare? Facciamo una videochiamata interna Bravo, tra di noi, possiamo ci consigliamo i calciatori, quindi il cronometro si parlare. ferma qui, ragazzi, io vi ringrazio, è stato bellissimo per me, mi sono divertito tanto, spero anche voi. Potete Grazie a te, Gabriele. fare un saluto al tifo foggiano e poi ci salutiamo tutti e vi auguro un buon fine settimana. Inizio io sempre? Sempre Vai, tu, vai. ormai è il leitmotiv della serata, quindi vai David. Bravo. Allora, io faccio un saluto, a parte che ti ringrazio, saluto anche Giuseppe e spero che lo sentirò presto e prenderò sul suo numero di telefono per far due risate. Saluto a tutti i foggiani, sperando che ritornano nella categoria che lo spetta, perché veramente la Serie A è secondo me la categoria per Foggia, per tutta questa passione, tutto questo amore che mettono per questi colori. E ringrazio ancora loro per la fede che mi hanno dimostrato sempre e mi stanno dimostrando ancora. Un abbraccio e Zafu. Giuseppe, tocca a te. Sì, allora, beh, che dire? Grazie, come sempre, grazie. Grazie anche a me per, insomma, per l'affetto che avete dimostrato. Quindi niente, sarò sempre grato al popolo foggiano, a tutta la città, insomma, come mi hanno trattato. Porterò sempre su di me questi colori e, come ho detto poco fa, insomma, sperando di poter ritornare a Foggia magari in un'altra veste. Poi saluto Davide, che era veramente tanto che non rivedevo. Gabriele, grazie per averci intervistato, insomma, per aver tenuto questo momento molto bello. E un saluto ancora a tutti e forza Foggia. Allora, non ci resta che salutare chi ci ha seguito fino a questo momento. L'appuntamento è per sabato prossimo. Io vi ringrazio. Halftime finisce qui. La sfida continua. Finiamo con un pareggio. Non si fa male a nessuno. Io vi saluto. Grazie a tutti. Alla prossima.